la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Effettivamente, per sentirsi bene, è importante anche sentire bene. Da 60 anni la passione del personale Amplifon fa vivere meglio milioni di persone, con soluzioni su misura e servizi innovativi. Perché far sentire bene le persone fa sentire bene anche noi. Amplifon. Se senti meglio, vivi meglio. Che aspetti? Vada Amplifon! Vi presento agli ospiti. Partiamo dalla mia sinistra, il dottor Giorgio Filimpieri, magistrato, e alla mia destra l'avvocato Giovanni Celia. La nostra associazione, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha avuto più volte, a mezzo del suo presidente Criscuolo e a mezzo di altri componenti, modo di precisare, noi non siamo un partito politico, in quanto tali non possiamo indicare ovviamente le scelte che l'opinione pubblica sarà chiamata a compiere nell'8 novembre. A noi interessava e continua ad interessare invece esporre brevemente le ragioni che secondo noi fanno nascere su questa iniziativa alcuni sospetti. I problemi della giustizia cominciano ad affrontarsi anche con questo referendum. Perché? Perché il referendum non nasce mai per caso. Il referendum nasce da determinate esigenze. Intanto va detto, visto che il dottore Ferengeno un momento fa ha un po' criticato l'istituto, va detto che il referendum è una grande iniziativa democratica. Viene fatto un corso che ha delle verità che adesso andremo a vedere. Associazione di categoria e in altra sede, per quella questione delle virose per le quali abbiamo avuto ieri un incontro all'amministrazione provinciale, quello ho potuto partecipare tra l'altro poco. Insieme a degli allevatori potrebbero indicare quali sono i limiti della comunità forestiera del nostro territorio. Un altro anello importante è l'impatto che c'ha il mungitore quando la pacca nel momento della mungitura, che è un momento molto importante per poter produrre un latte di alta qualità. Tutte queste cose, io ho avuto in questo senso, ho avuto degli incontri con gli specialisti del settore. Al maître, signor Enrico Maltese, che cosa preparerà per la giuria lei questa sera? Dunque, questa sera per la giuria ci saranno dei fighi d'India all'aurum. Naturalmente alla fiamma, come vuole questa gara. Sì, sono al flambé, con un procedimento di... I fichi d'India si passano in una pastella, si fanno rosolare con del burro in padella, un'aggiunta di zucchero di canna, un'aggiunta di succo d'arancio, flambati all'aurum e poi un'aggiunta di uva passa. Il signor Aldo Longhi, maître del ristorante Serra Uccelli. Sono delle crepe con crema di castagne e poi vengono passate in padella con burro chiarificato, zucchero e poi una spruzzata di mandorle brustolite e del zucchero a velo. Salvatore Vitale, in arte e per gli amici Semì della Ciotola, orgoglioso di far vedere a tutti il primo premio che ha conquistato nella gara alla lampada. Pensare di poter vincere non lo pensavo. Però sono andato solo per partecipare, poi che abbia vinto mi ha fatto piacere, non è che non mi dispiace. Il piatto di stasera che abbiamo preparato è un dolce alle castagne, si chiama, un nome un po' particolare, che adesso veramente, siccome mi sento un po' emozionato, non mi ricordo bene. Lo chiamiamo primo premio? Chiamiamolo primo premio, sì, esatto, va bene. Giovan Battista Palma, che è il presidente del Kiwanis Club. Il Kiwanis Club è stato sempre pronto a cogliere iniziative di carattere culturale, quindi questa è stata un'occasione senz'altro importante. Oltre a essere senz'altro un'occasione per noi come club, è un'occasione soprattutto per la cittadinanza ragusana
per la quale questo evento chiaramente costituisce un interesse, ricopre un interesse senz'altro notevole. 71.000 persone hanno votato per me a Palermo perché hanno usato me come una cartolina postale, hanno usato me per mandare a dire un messaggio. Il messaggio dice che Palermo è cambiata, che la politica può essere diversa, che si può dire no ai comitati di affari. Tanto più è contemplativa, altrettanto è apostola. È questo un binomio inscindibile. Santa Teresina di Gesù è il prototipo del vero missionario, a tempi e a luoghi. La nostra ancora signorina Schininà sembra fuori posto. Ma lo di quei e di padre Giumalla, confessore di quel tempo della nostra fondazione. La cerimonia si svolse qui. Riccardo Sbezzi. I pronostici in questo momento sono il mio forte, infatti a Ravenna ho azzeccato. Col Padova ho azzeccato che sarebbe stata una partita difficilissima. Come dico che a Bergamo è una partita molto difficile, dipende molto dalla condizione del Bergamo, che con noi domenica si giocherà gran parte delle chance di salvezza. Considerata la rilevante esposizione del centro storico di Ibla e di Ragusa agli eventi sismici, legati ad alto rischio sismico e con strutture fatiscenti, e che tali interventi dovrebbero preferibilmente essere disciplinati da uno strumento in particolare del centro storico, affidamento dei piani particolarizzati del centro storico, l'adeguamento antisismico degli edifici privati e pubblici del centro storico. Sì.
11 gennaio 1693, catastrofico sisma, più recentemente 13 di dicembre, un sisma per noi almeno fortunatamente più lieve. Onorevole Chessere, la regione siciliana tirata in causa dal deliberato del Consiglio di quartiere di Ibla che ha organizzato questa manifestazione, può fare qualcosa a livello legislativo, si intende, per prevenire terremoti? Crediamo proprio di no, ma per almeno alleviare gli eventuali danni di un terremoto catastrofico. Innanzitutto c'è da dire che la competenza in materia di terremoto, di adeguamento antisismico della normativa vigente è di competenza dello Stato. La Regione siciliana può intervenire con la erogazione di incentivi finanziari, di contributi in conto capitale per agevolare le iniziative dei cittadini che vogliono adeguare le loro abitazioni alla normativa antisismica nazionale.